Buonasera a tutti, spero che mi sentite, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Vi abbraccio tutti sempre virtualmente, ci sarà modo poi per abbracciarsi sicuramente prima o poi di nuovo tutti insieme. Oggi abbiamo Stefano Botto, che è l'amministratore delegato del birrificio San Gimignano, nonché anche il mastro birraio, colui che crea e inventa le birre che abbiamo a catalogo, che ci porterà al mondo delle birre artigianali, facendo focus anche su eventuali abbinamenti della nostra gamma e anche dei confronti con quello che possiamo trovare sul mercato. Io adesso lascio la parola a Carlotta e ci sentiamo dopo. Ricordo sempre domande, fatele pure in chat, che Stefano deve sapere per forza tutto. Grazie, a dopo. Grazie mille Gianluca, benvenuti a tutti. Siamo qui per il secondo appuntamento con Stefano e il suo favoloso birrificio. Appunto per il grande interesse che avete mostrato verso il primo appuntamento, in questo secondo appuntamento ci concentreremo maggiormente sulle caratteristiche dei prodotti a catalogo. Proprio per questo chiedo a Stefano se ci racconta un po' più nello specifico che cosa differenzia il suo birrificio rispetto ad altri birrifici artigianali, come prima domanda. Buonasera a tutti, spero mi sentite bene, riuscite a sentirmi bene anche senza cuffie, perfetto. Buonasera a tutti, allora, intanto grazie per questo secondo appuntamento e insomma, mi fa piacere poter continuare il racconto della nostra azienda, dei nostri prodotti. Mi dispiace di non poter fare questa diretta dal birrificio, ci abbiamo provato anche stamattina con un collegamento di prova con Carlotta. Purtroppo la connessione internet non regge, quindi sarebbe stato soltanto un calvario e insomma, dovremmo ristabilire la connessione in tempi brevi per fare o la prossima diretta o comunque faremo qualche piccolo video di presentazione dell'azienda e delle fasi di lavorazione in modo tale che anche voi possiate vederla, nella speranza che poi magari nel frattempo tutto sia ripartito e quindi possiate venirci a trovare in birrificio presto, che è la modalità migliore insomma, per conoscere noi, le birre e la filosofia. Vengo alla domanda. Dunque, l'altra volta abbiamo ho lasciato un po' in sospeso proprio la contestualizzazione della nostra azienda nel panorama nazionale. Invece è una cosa molto importante perché voi siete sul campo tutti i giorni e tutti i giorni avete a che fare con prodotti diversi, tutti quanti nello stesso frigorifero. Cioè, in un frigorifero di un bar, di un ristorante, di un hotel, c'è veramente di tutto. Il concetto di birra bionda è un concetto vastissimo. È un po' come se io vi dicessi, non so, voi siete un hotel, vengo a proporvi il mio vino e voi mi rispondete, sì, ma io il vino rosso ce l'ho già. Capito? Ma magari la carta può contenere 150 vini rossi. Quindi dobbiamo un po', secondo me è molto importante, non so, poi voi mi correggerete, fatemi qualche domanda di questo tipo, però per inquadrare bene un po' il panorama delle birre artigianali, industriali, le finte artigianali e i nostri prodotti, che caratteristiche hanno rispetto agli altri, e anche in termini proprio di come si distinguono in termini di qualità delle materie prime, qualità della lavorazione. Proviamo a condividere di nuovo lo schermo. Vediamo se riesco. Vedete il mio schermo adesso? Sì, perfettamente. Ok, perfetto. L'altra volta avevamo fatto questa presentazione in cui raccontavamo la nascita dei birrifici artigianali, l'espansione che c'è stata fino al 2015 e poi l'industria che ha cercato in qualche modo di controbilanciare questa espansione. E abbiamo detto che in quel periodo lì il mercato si è un po' polarizzato, cioè c'è stato il mercato dove si beveva birra e birra artigianale come complementare e un mercato iper specializzato delle birre artigianali che rappresenta un po' questo 2% del mercato, no? Quindi
quindi il super specialistico e diciamo l'oreca e il tradizionale. Noi siamo nati proprio nel periodo di questa polarizzazione e abbiamo cercato di affrontare il mercato con una identità forte e una serie di idee molto forti che riguardano soprattutto, prima di tutto, proviamo a proporci al 98% del mercato, quindi un mercato che beve birra non fine a se stessa, ma contestualizzata, quindi magari con un buon piatto, magari seduto al bar con gli amici, in un contesto dove la birra non è soltanto la protagonista assoluta della bevuta. Questo è molto importante. E l'altro discorso è legato al territorio, alle materie prime, la filiera corta, questa identità, vi avevo raccontato un po' del pellegrino, no? Come nostro simbolo del modo di fare birra, del vivere immersi nel paesaggio, sono tutti elementi per creare questa forte identità che è estremamente importante in questo momento. È chiaro che tutto questo si deve accompagnare con delle birre che hanno che sono poi una diretta conseguenza di tutta questa questo cappello, no? Che è molto importante, ma ovviamente ci deve essere anche una buona facilità di bevuta, deve esserci gusto, ci deve essere qualità, e la qualità deve essere percepita, ovviamente. E qui niente, presentazione della nostra squadra, e verrei quindi alla domanda di oggi, che è un po' questa. Che cos'è la birra artigianale? C'è una definizione di legge oggi in Italia che ci dice che cos'è la birra artigianale. Deve essere fatta da un microbirrificio indipendente, in piccole quantità, non deve essere pastorizzata e non deve essere microfiltrata. Una volta detto questo, però, la differenza vera tra industriale e artigianale, a mio avviso, sta nell'obiettivo. Se io sono un'industria, devo cercare di fare... di puntare alla massima minimizzazione del costo, che significa anche magari approfittare di grandi tecnologie, però per cercare di ottenere un gusto il più passabile possibile. Quindi magari per contenere i costi cerco sempre magari di sostituire il malto d'orzo con il gran turco, come si fa nella Moretti, perché il gran turco mi costa un po' di meno. L'artigianale invece fa un altro lavoro, cioè cerca di privilegiare... Stefano, scusa, una domanda. Quali sono i prodotti base per fare una birra? Perché tu adesso ci hai parlato di malto e di grano. Ecco, perché se uno non sa, i prodotti basici che vengono utilizzati per un processo per fare una birra, ok? Generale. Okay. Quali sono i tre prodotti? Adesso non so quanti sono, ecco, solo per chiarire. Ok, allora, aspetta. Ve li faccio, mi vedete? Ve li faccio vedere direttamente di qua, perché così insomma prendiamo anche un po' confidenza con l'etichetta. Questa è la nostra blonde, la Sigeric. Gli ingredienti sono pochi, per fortuna, per le nostre birre, nel senso che non mettendo additivi, non mettendo coadiuvanti, eccetera, partiamo dall'acqua, che rappresenta quasi il 90% del nostro prodotto, il malto d'orzo, che è invece la parte diciamo biologica più grossa, quindi i cereali possono essere orzo, malto d'orzo e frumento principalmente. Diciamo che in peso, se togliamo l'acqua, in peso il malto d'orzo rappresenta il 97-98% dei nostri ingredienti. Dopodiché il luppolo, quindi è una falsa credenza l'idea che la birra si faccia col luppolo. La birra si fa anche col luppolo, ma con un 1%, 2% di luppolo. Ah, se non erro c'è qualche azienda industriale che dice 4 luppoli, 6 luppoli, 8 luppoli, 20 luppoli. Ecco, cioè questo era solo per capire quando si parla di queste cose. Credo che quello si riferisca alle varietà di luppolo che vengono utilizzate, per cui... per esempio per fare la Sigeric noi usiamo una varietà di luppolo, che è un luppolo biologico, viene fatto da un produttore nostro amico in Belgio, è un luppolo. Per fare la Roma, che è la birra più luppolata, noi utilizziamo due,
Ma, per esempio, se invece si riferisce a quante volte buttiamo il luppolo in infusione, la Roma per 60 minuti, ogni minuto, mettiamo una certa quantità di luppolo. Quindi è un concetto molto vago quello dei quattro luppoli. Sappiate però che il luppolo rappresenta circa tra l'1 e il 3% degli ingredienti in peso per fare una birra. La birra è una fermentazione di zucchero, il vino è una fermentazione di zucchero, ok? Il vino si prende l'uva, nell'uva c'è già l'acqua e c'è già lo zucchero, che è la parte zuccherina, viene fermentata. Noi invece dobbiamo prendere l'acqua dalla rete e lo zucchero dai cereali. Quindi sappiate che di fatto noi facciamo come un pane, una pizza con molta acqua, molto allungata, e la mettiamo a fermentare. Spero di non avervi annoiato con queste cose tecniche, però insomma, se vi fa piacere, magari dopo torniamo sul dettaglio anche del processo produttivo, se vi fa piacere approfondirlo. Allora, torniamo un attimo a prima. Eccoci qua. Quindi vi dicevo, un birrificio artigianale privilegia la qualità del prodotto, il gusto che vuole ottenere e con ogni mezzo cerca di raggiungerlo, mentre un birrificio industriale punta di più, diciamo, al contenimento dei costi e a ottenere qualcosa di passabile. C'è più tecnologia e sicuramente se voi entrate in un birrificio industriale trovate una quantità di tecnologia incredibile, c'è storia di centinaia di anni di tecnologia, ok? Ma andiamo un po' più nel dettaglio ancora e cerchiamo di vedere. Allora. Un attimo. Ok. Che cos'è la birra artigianale per noi? Quindi abbiamo parlato dell'industriale, dell'artigianale e di noi come birrificio San Gimignano, noi pellegrini. La differenza rispetto agli altri birrifici artigianali noi la facciamo proprio sulle materie prime, sulla scelta di non limitarci a comprare le materie prime come fanno tutti i birrifici artigianali, la maggior parte dei birrifici artigianali italiani, di sedersi al computer, andare sul sito di e-commerce dell'importatore di malti, l'importatore di luppoli, comprare tutte le materie prime e farci la birra. Noi abbiamo scelto di non fare questo. Lavoriamo sul territorio, lavoriamo con piccole aziende, con aziende agricole che condividono con noi la stessa filosofia, soprattutto per esempio lavorano con varietà antiche, con varietà biologiche, piccole produzioni, e con loro cerchiamo di fare un percorso tutti quanti insieme. La differenza si gioca chiaramente in termini di filiera molto corta. Quindi le nostre materie prime non vengono trattate per essere conservate ed essere mandate dall'altra parte dell'oceano, perché vengono da 10 chilometri. Non c'è distribuzione. Chiaramente andiamo ad avere un prodotto che è quasi tailorizzato. Cioè io con il mio trasformatore, con un ragazzo che c'è qui vicino che fa il malto per noi, lavoro con lui per andare a costruire il nostro malto con le caratteristiche che noi ricerchiamo. Quindi c'è un ritorno per tutti quanti. Ecco, questo è veramente dove noi andiamo a fare la differenza. E questa differenza è una differenza anche in termini di qualità del prodotto, quindi non soltanto di impatto ambientale, di catena del valore che rimane sul territorio. No, no, per noi il primo obiettivo è fare una buona birra. E io credo, sono fermamente convinto, che per fare una buona birra bisogna partire da materie prime di filiera corta, del territorio, biologiche. No, di lì non si può derogare. Le materie prime, Stefano, sono tutte, diciamo, del territorio italiane, mi sembra però di capire, ad eccezione del luppolo. Perché prima hai detto del luppolo, perché in Italia viene comprato in Belgio. Perché? È comprato in Belgio da un'unica azienda, che è un'azienda della zona storica del Belgio dove si produce luppolo. Perché non è italiano? Prima di tutto perché il luppolo italiano biologico non esiste.
Seconda cosa, non siamo ancora ai livelli che ci sono in altri paesi. Di qualità del luppolo? Per il luppolo. In Italia? Invece per il malto d'orzo, per il frumento, quindi per la parte cereale, cioè per il 98% delle materie prime della birra, siamo altro che a livello, siamo ben oltre di quello che si può trovare in giro per il mondo, perché varietà antiche, biologico, biodinamico, popolazione di cereali, siamo veramente molto avanti, c'è veramente un sacco di qualità. E quindi facciamo un passo alla volta, quando ci troveremo, ci stiamo lavorando, con un'azienda agricola locale che sappia fare un luppolo biologico come si deve, allora sarà il momento di fare anche quell'ultimo passo lì. Ecco. Stefano, se proprio parliamo dell'ingredientistica dei vostri prodotti, ci chiedono una precisazione riguardo l'acqua, considerando anche la tematica che abbiamo affrontato ieri con Damman. Se ci racconti di nuovo il perché voi vi siete spostati e l'importanza che voi date all'acqua nella vostra birra. Sì. Allora, l'acqua, vi dicevo, è il 95% di quello che c'è all'interno di una bottiglia. 95%. La qualità dell'acqua, per tutti i prodotti che si fanno aggiungendo acqua, quindi escludiamo il vino si fa con l'uva buona, la birra si fa con l'acqua buona, il whisky si fa con l'acqua buona, perché vado ad aggiungere qualcosa a dei prodotti biologici. In Toscana abbiamo un territorio particolarmente tufaceo, ricco di sali minerali, e quindi è molto difficile trovare un'acqua della purezza necessaria per andare a fare delle buone birre. Ma non per questo, per dire, in altre parti del mondo non si fanno birre con acque simili. Bisogna trovare il giusto equilibrio dei vari sali minerali. Equilibrio che sono riuscito a trovare in una certa zona vicino San Gimignano, che è servito da un particolare condotta una falda idrica e ci dà un'acqua molto simile a quella della Vallonia. La Vallonia è quella regione del Belgio, francofona, dove si fanno le triple che facciamo anche noi, dove fanno le blanche. Quindi siamo riusciti proprio a trovare la contestualizzazione giusta per quel tipo di ingredienti lì. Molto importante l'acqua, perché incide su tutti i processi, la fermentazione, incide sulla stabilità del prodotto, incide sulla qualità anche della bevuta, sulla sensazione boccale della bevuta, della birra. È estremamente importante. E vi dicevo, gli altri birrifici artigianali italiani, per la maggior parte, la stragrande maggioranza, io anziché filiera corta, come siamo noi, la chiamo filiera da mouse, cioè quella filiera che si crea quando tu clicchi ok, compra, acquista, e compri un malto d'orzo magari che viene trasformato in Germania, ma con orzo che proviene dalla Polonia, magari OGM, certamente non biologico, e che hanno tutti i birrifici italiani ed europei. Ecco, io vado un po' contro questo modo di fare, perché secondo me stai facendo un prodotto artigianale con materie prime industriali. E allora non dico che facevi prima a prendere la Peroni e cambiargli l'etichetta, però siamo lì. Se possiamo fare la differenza noi italiani nella produzione della birra, la facciamo quando ragioniamo in modo diverso, in un'ottica di grandi qualità delle materie prime e locali. Io su questo sono molto contento e insomma vi racconto questa solo per farvi capire qual è la differenza tra un malto d'orzo artigianale, biologico di varietà antica. Faccio questo esempio: un grano convenzionale costa 20 euro a quintale, 30 il bio industriale, 50 una varietà antica, 80
il grano che noi mettiamo nella, nell'errante. Quindi c'è una bella differenza quando andiamo a poi a costruire, no, il prezzo del prodotto. Proprio in merito alla filosofia, se così vogliamo definirla, ci chiedono, tendenzialmente si ha come percepito il consumo di birra quasi come se fosse un momento di sfogo, associato quasi al consumo della sigaretta, o meglio, mi spiego meglio. Ci scrivono, considerando che nei film e nelle serie TV viene bevuto la birra come un momento per un consumo per dissetarsi, quindi alla pari dell'acqua, come vogliamo invece veicolare i nostri prodotti, i vostri prodotti, in maniera differente, quindi per essere coerenti con tutta la filosofia del brand? E proprio per questo ci chiedono se ci dai dei consigli di abbinamento anche a tutto passo, quindi per passeggiare con le birre. Ok. Allora, come prima vi stavo dicendo, ci sono migliaia di birre che voi potete trovare nel frigorifero di un bar o di un ristorante, anche ad alto livello. Ci sono decine di modi diversi di fruire di una birra. Preferisco sempre che sia chi la consuma, no, che decide la maniera migliore di consumarla. Per cui se la birra è una bevuta di scarico mentale rispetto a, per esempio, un vino, rispetto a un cocktail, no? Quando io voglio rilassarmi, mi apro una birra, mi siedo sul divano, oppure mi trovo con gli amici al bar e ci beviamo una birra, ecco, ci sta. La differenza la fa il bar, per esempio, il contesto. La differenza la fa anche la sensibilità di chi va a bere. Per cui se c'è qualcuno che al bar si può accontentare di una Tennent's, per esempio, qualcun altro si siede a un bar un po' diverso e anziché la Tennent's trova la nostra Triple, che è una birra che assolve più o meno lo stesso compito, perché birra chiara da 9 gradi e mezzo, ma c'è una gran differenza. Quindi secondo me il modo migliore è quella che viene fuori da tutto il contesto, quindi un bel bar, una bella piazza, un accompagnamento nel modo giusto. Allora, se mi trovo una birra del genere, è automatico, cioè non devo neanche pormi il problema della scelta. Io non so se può essere un approccio questo, però... Sì, credo che la domanda fosse più sul discorso di, almeno mi è sembrato di capire, di una birra, ho sentito la domanda che ha fatto Carlotta, di una birra, tra virgolette, da bar, quindi una birra, diciamo, facile. Mi sembra che le tipologie del birrificio, come avevi detto l'altra volta, comunque ha voluto fare delle birre facili da bere, che non stancano. A differenza dell'unica, appunto, è quella da 9 gradi, perché tutte le altre sono birre che vanno dai 4 gradi e mezzo, mi sembra, ai 5 gradi e mezzo. Quindi sono birre leggere come gradazione alcolica. Poi, rispondendo alla domanda, secondo me è indirizzarli su quelle birre che la bionda classica di San Gimignano, che la Sigeric o l'errante, che sono le birre bionde, quelle forse più facili. Credo, Stefano. Sì, no? Non a caso il cartone misto è stato costruito su quelle tre tipologie di birra, che poi sono l'errante, la blanche, la Sigeric, che è la nostra bionda, e la IPA. Quindi sono le tre tipologie che per noi rappresentano le quote di mercato principali, e sono anche quelle che hanno... diciamo, sono tutte di bassa gradazione, siamo tra i 4 gradi e mezzo della Sigeric e 5 gradi delle altre due. Birre chiare, leggere. Sono quelle che poi alla fine vanno di più di tutte. Ecco. Per quanto riguarda il discorso abbinamenti... Solo una domanda ancora, Stefano, mi faccio io la domanda. Per quanto riguarda la Roma, la birra Sigeric Roma, si chiama IPA. Sì. Ecco, era solo spiegare
che cosa vuol dire IPA, perché ognuno ha una tipologia di birra. Prima hai parlato di una triple e dicevi della 9,5 gradi, però era capire un pochettino questo, cosa vuol dire IPA, che adesso è molto di moda una birra di questo genere. IPA vuol dire, è un acronimo, vuol dire India Pale Ale. Sono birre storicamente che venivano fatte per essere, erano fatte in Inghilterra per essere mandate nelle colonie principalmente nelle Indie. Quindi erano leggermente più alcoliche rispetto a una pale ale inglese, una birra inglese che si beveva nei pub. Contate che all'epoca si bevevano birre da 3 gradi, quindi 5 gradi è già un bell'alcol, e ci si metteva dentro molto luppolo, perché il luppolo di fatto poi è un conservante, è un antiossidante. 30 anni fa poi sono arrivati gli americani, hanno scoperto questo stile di birra e hanno detto, hanno fatto un ragionamento da americano, cioè se è buona una cosa mettendocene tanta così, se ce ne metto una camionata sarà ancora più buona. Quindi hanno creato un nuovo stile che è l'American IPA, e infatti ci sono carrettate di luppolo. Anche la nostra, pur essendo una versione diciamo più tranquilla, quindi bevibile, anche lì improntata alla bevibilità, però c'è una bella carrettata di luppolo. Vi dicevo, in questa birra ci mettiamo per 60 minuti di bollitura, ogni minuto un certo quantitativo di luppolo, proprio per infonderlo perfettamente. Dopodiché, a fine fermentazione, quindi a freddo, mettiamo altro luppolo ancora. Quindi, di fatto, questi sentori che voi sentirete, questi profumi di mango, pompelmo, agrumi, di un po' di resina, sono tutti dati dall'utilizzo di questi luppoli aromatici. È chiaro che il luppolo, non ve l'ho detto prima, oltre a essere oltre a fornire questo aroma erbaceo e agrumato, dà anche amaro, è responsabile dell'amaro nella birra, ed è il motivo per cui l'aroma è così amara. Quindi ha un amaro superiore rispetto alla nostra blonde, rispetto alla blanche, ma ne ricava anche un bel contributo in termini di gusto. Ecco. Mentre siamo a parlare dell'aroma, intanto se volete, ecco, oltre a questa caratterizzazione particolare di luppolo, di sentori agrumati, erbacei, ha la caratteristica di essere la seconda nostra birra senza glutine, 5 gradi alcolici, vi dicevo. Come abbinamenti, qui possiamo veramente lavorare di fantasia. Ecco, vi faccio solo qualche esempio di quelli che insomma, a me piacciono di più, che nelle varie uscite, anche serate che abbiamo fatto, sono venuti meglio. Si può lavorare molto bene con i formaggi, anche caprini, anche di lunga stagionatura, anche per esempio dei blu, quindi degli erborinati. Su tutti quei sapori molto decisi che hanno bisogno di un sostegno di gusto, che da una birra magari non ti aspetteresti, non te l'aspetteresti da una birra bionda, invece con l'aroma, pur diciamo rimanendo in territorio di leggerezza, freschezza e fruibilità, c'è la possibilità di fare dei buoni abbinamenti. Ecco, anche con pesce fresco, per esempio, molto buona. Con carni, io ho segnato agnello e capretto, cioè carni comunque di buon carico di gusto. Ecco. Quindi se c'è bisogno di sostenere un bel carico di gusto, sicuramente l'aroma è una buona scelta. Beh, tanto che siamo qua e parliamo di gusto, magari andiamo avanti con tutte, che è molto bello questo, okay, questo discorso di abbinamento. Secondo me, credo che fosse tra gli argomenti che sono stati richiesti da trattare. Ecco. Sì, va bene.
Allora, ecco, poi io qua sotto, io non so quanto grosso lo vediate questo mio schermo, però sotto a ogni birra io ho messo quali sono un po' i nemici che ci troveremo ad affrontare, no? Via via. Ho messo sia, diciamo, alcuni produttori sul mercato artigianali, alcuni pseudo artigianali e alcuni industriali, per farvi un po', perché ci può, veramente potrete trovare di tutto. Ce l'hai tu una divisione di questi a livello macro di quali sono quelli industriali, pseudo artigianali, ecco, crafty, che non so bene cosa. Allora, industriale lo sapete tutti, io ho voluto mettere anche qualche esempio. Per esempio la menabrea, spesso si sente dire ah, la menabrea artigianale buona, menabrea industrialissima, Pedavena, Castello, tutta Forst, sono industriali al 100%. Poi vi dicevo, questo gruppo crafty ed ex artigianali, io l'ho inserito tra l'industriale e l'artigianale perché vi dicevo, è quello che è comparso nel momento in cui l'artigianale cominciano a prendere un po' di quote di mercato. Da una parte l'industria si inventa una serie di birre, l'Italica, la Poretti, Quattro Lupoli, eccetera, dall'altra parte inizia ad acquisire marchi di birra artigianale. Per cui, tra le crafty vuol dire artigianale in inglese. Crafty è ciò che ha un'idea, ti dà un'idea di artigianalità, ok? Certamente le Moretti regionali hanno fatto un bel lavoro, l'Icnusa non filtrata è devastante, l'Italica è semplicemente il marchio che Menabrea ha creato proprio per dare questa aura di artigianalità e l'ha dato in distribuzione al gruppo San Geminiano, gruppo distributivo. Ex artigianali, e qui c'è subito una presenza molto ingombrante che è Baladén, ovviamente. Baladén conserva la sua indipendenza, però di fatto le dimensioni del birrificio non lo rendono più artigianale. Gli altri esempi sono appunto birrificio del Ducato, che è del gruppo Duvel, birra del Borgo, che è fortissima in Italia, fortissima anche soprattutto in centro Italia, nella zona di Roma, AB InBev, Ibu, che è il gruppo Heineken di Ibevit, Mastri Birrai Umbri, presente in tutta la grande distribuzione. Qui ho messo un altro marchio del gruppo San Geminiano, che è la Piraser. Piraser è una birra tedesca, pseudo artigianale o ex artigianale, che insomma, dove c'è San Geminiano va abbastanza, perché ha un prezzo molto aggressivo e viene percepita come birra artigianale. E le altre, appunto, Antoniano del gruppo Interbrau, una biretta di Molson Coors. Questi sono, questi ve li ritroverete molto spesso. Molto spesso quando andrete a proporre un artigianale vi verrà detto sì, ma io ho la birra del Borgo o la Ducato. Ok? E qui ho messo invece qualche esempio di artigianale che si riferisce a un mercato tipo il nostro. Cioè, vi dicevo, noi guardiamo quel 98% di mercato che è fatto da, appunto, hotel, ristoranti, bar, dove l'artigianale è una delle offerte, non è l'offerta esclusiva. E quindi, per esempio, un marchio molto forte su questo mercato è 32 Via dei Birrai. Ve lo ritroverete soprattutto Nord Italia. Al centro potreste trovare Opperbacco, potete trovare birra dell'Eremo, sono marchi di buone birre artigianali, certamente. Ecco, lì non si parla sicuramente di filiera corta, non si parla di varietà antiche, non si parla di biologico, non si parla di senza glutine, però sono un po' la nostra controparte, ecco, nel mondo dell'artigianale. Possiamo tornare magari a una carrollata veloce sulla gamma e anche eventuali abbinamenti, che secondo me è importante, ecco. Okay, allora, riprendiamo un attimo la gamma velocemente.
Queste sono le nostre birre, quindi la blonde da 4 gradi e mezzo, la De Tour, che è la nostra rossa, da 6. Ora i colori sono un po' andati, però vabbè. La bianca, che è l'errante, da 5 gradi, questa è anche senza glutine. La Roma, la IPA, che vi ho raccontato prima, anche lei senza glutine, da 5 gradi. E infine la nostra doppio malto, da 9 gradi e mezzo, che è la Nicolas. Per quanto riguarda gli abbinamenti, torniamo qui. Con la Sigeri, che io consiglio, Sigeri che vi dà un buon agrumato, sentori di limone, una facilità di bevuta incredibile, è la nostra bionda più, nel senso più classico possibile. Quindi la nostra Peroni Moretti, diciamo, è una birra beverina. Ecco. Esatto. Io vi consiglio di andare dove dovete sgrassare, quindi con un salume stagionato, con una soppressata di testa toscana, con una coppa, con un bel prosciutto crudo, con formaggi freschi, ci sta veramente bene. Quindi Stefano, scusa se ti interrompo, ci chiedono una birra per l'aperitivo, quindi da abbinare magari un tagliere di salumi, questa è perfetta. Sì, assolutamente sì. Ok. Sì. Poi appunto, per esempio io ci sono altre, dipende anche dal salume, per esempio, insomma, è chiaro che se vi portano un crostino con il lardo, potete anche metterci una bella triple, cioè una birra molto più alcolica. Però diciamo, con i classico tagliere di salumi e formaggi, la nostra, la Sigeri, che è una bionda perfetta da berci insieme. Invece, con una pizza classica margherita? Anche lei, sicuramente. Se invece, per esempio, la pizza fosse con acciughe, con anche dei pesce, per esempio, si potrebbe provare la bianca, l'errante, o con una bella frittura. Con una bella frittura l'errante è incredibile, birra dove il grano, l'errante, la bianca è fatta con il grano, oltre che col malto d'orzo. Il grano ti dà una bella freschezza, una bella sapidità, quindi con la frittura è eccezionale. La De Tour, per esempio, la possiamo abbinare, la rossa, possiamo andare su invece sapori più intensi, quindi possiamo andare con dei, per esempio, degli stufati di carne, possiamo andare, ho segnato tartare, cinghiale, anche per esempio i carciofi, che sono una roba impossibile da abbinare a un vino, mentre se li metti con una bella De Tour sono fantastici. Invece ci chiedono un consiglio di abbinamento con magari un bel cioccolato, un nostro cioccolato fondente, un 80%, quindi dove abbiamo una bella carica aromatica. Ok, allora, dipende magari dalla provenienza del cioccolato. Per esempio, perché è chiaro che quando io vado a fare un abbinamento, se gli metto lo stesso sapore o un sapore simile, lo vado un po' ad annullare, quindi vado a trovare una cosa nuova. Per esempio, io andrei o sulla De Tour, se volessi dare anche alla birra quel sapore di cioccolato, di cacao, di liquirizia, stare su dei sapori che vanno più verso la frutta rossa, andrei su una De Tour. Se invece parliamo di una bella speziatura del cioccolato, per esempio dei sentori più terrosi, allora lavorerei più con la triple, che è una birra che sostiene ecco, così come ci metterei un rum, magari ci posso mettere una triple, quindi ho una bella base anche dei sentori che ricordano il miele, che ricordano la frutta cotta. Immaginate, ecco, se la De Tour è frutti rossi e cioccolato come sentori, la Nicolas andiamo sulla frutta cotta, sul miele, quindi sentori sicuramente più caldi.
Ecco, eviterei magari la Roma, perché forse, che essendo comunque quella più amara, abbinarla con un fondente un 80% non è sicuramente il coso, mentre abbiamo detto che la bionda, sia la Sigeri che l'errante, sono forse sono più da pasto e quindi sono più, sono birre più beverine, ecco. Sì, certamente. Invece... chiaro, se volessimo vendere della Roma ci dovremmo mettere del cioccolato, nel senso che... però poi vado ad ammazzare anche il cioccolato come sapore della Roma. Lo vado a sovrastare, quindi anche per quel motivo lì, ecco. Invece ci chiedono per una bella cacio e pepe, adesso sta nascendo il toto abbinamento. Voglio sapere da chi arriva, però. Diciamo che arriva da una persona che abita nella zona di Roma, mettiamola così, fatto il piatto. Una cacio e pepe è errante con la cacio e pepe. Perché mi dà l'errante con questi sentori pepati, un po' appunto una birra che da una parte mi dà freschezza, ma mi dà anche un po' di sostegno su quel pepato. Io ci metterei l'errante sicuramente. Ok. Invece ci chiedono per quanto riguarda la cultura di birra e tabacco. Se c'è qualche birra che consigli in abbinamento magari con un sigaro. Dipende dal sigaro, perché se parliamo di un sigaro, per esempio, un toscano è un sigaro fermentato, con dei sentori decisamente che vanno sul piccante, anche lì sul terroso. Ti farei un po' il discorso che ho fatto sul cioccolato. Ecco, quindi con un cubano... andrei più su una triple, con un sigaro toscano magari andrei più su una rossa. Con lunghissime stagionature di un sigaro toscano, invece veramente ci metterei la IPA, perché mi ripulisce la bocca. Me la rinfresca via via. Grazie mille. Faccio un'ultima cosa prima di staccare, magari. Ecco, visto che abbiamo parlato di triple, la triple è una birra di ispirazione belga, alcolica, chiara, doppio malto, e qui vi faccio vedere qualche esempio che potreste trovare nei vari frigoriferi. Quindi la Super Baladen, che è molto famosa, ma forse di queste le più famose sono la Schuff, la Tennens, la Leffe, sono queste le tipologie di birre. La Ceres, ecco. Sì. Stefano, è arrivata una domanda riguardo il grado clato, se ci puoi parlare di che cos'è e come viene contestualizzato nel mondo delle birre. Sì, allora, grado clato. Il grado clato è il contenuto di zucchero che c'è in qualsiasi bevanda che poi viene fatta fermentare. Quindi voi immaginate che noi facciamo il processo produttivo della birra, mettiamo una miscela di acqua e zucchero, lo zucchero viene dal malto, e c'è proprio una quantità che poi possiamo riferire allo stesso contenuto. Allora, prendete un bicchiere d'acqua a plato zero. Se io gli metto un cucchiaino di zucchero, due cucchiaini di zucchero, tre cucchiaini di zucchero, aumento il suo grado plato. Dopodiché lo do a mangiare a un lievito. E il lievito prenderà questo zucchero e me lo riporterà vicino di nuovo al contenuto di zucchero dell'acqua. Quindi il plato è quanto zucchero c'è nel mosto prima della fermentazione. Poi in Italia questa misura del grado plato è stata utilizzata per definire le birre in birre normali, birre speciali, birre doppio malto. È una classificazione strana, perché ha poco a che fare con lo stile della birra, e quindi... però diciamo il grado plato dice poco di che cosa saprà la birra e di quali sono le sue caratteristiche, lo stile di riferimento. Ora, l'altra volta non ve l'ho fatta vedere, vi faccio vedere la Magnum, perché sono arrivate le scatole adesso. È una super anteprima questa. Anteprima. Allora, scatola di legno. È una Magnum da litro e mezzo. Questa che vedete ha la capsula, invece avranno la gomma lacca, la cera lacca, quelle che vi arriveranno.
molto semplice, ci piace l'idea che possa essere fare una bella figura su un bel bancone, quindi deve vedersi principalmente il nostro marchio, la birra che c'è dentro è Sigeric, quindi la nostra, insomma, il nostro cavallo di battaglia. E, insomma, questa è la super anteprima della Magnum, la stiamo confezionando in questi giorni, quindi... È arrivata subito una domanda riguardo alla Magnum, ci chiedono, è paragonabile come nel mondo del vino, più la bottiglia è grande, migliore sarà la resa e quindi... Sì, okay. Sì. Assolutamente sì. Ecco, mi hai fatto una domanda però che ma vorrei approfondire un aspetto, che è l'aspetto come si conservano le birre. Molto importante. Noi non ci mettiamo veramente nulla, quindi né solfiti, né filtrazione, né pastorizzazione, nulla. La birra è esattamente malto d'orzo, luppolo e lievito, punto. Quindi è fondamentale conservare la birra al fresco. Al fresco e in verticale. Al fresco perché chiaramente rimane stabile, in verticale perché il lievito che c'è in sospensione piano piano si deposita sul fondo, col freddo rimane sul fondo. Quindi quando voi andrete a versare la birra, l'avrete limpida fino al fondo, rimarrà soltanto un piccolo quantitativo di lievito in sospensione. Quanto durano le nostre birre? Io ho inserito una domanda nella sezione domande frequenti in una presentazione che vi avevo mandato. Ve la mostro di nuovo. La domanda è appunto legata anche a quali sono poi i consigli che dobbiamo dare quando andiamo a proporre la birra. Quindi vi ho detto, in posizione verticale al di sotto di 24 gradi, noi in birrificio le conserviamo a 10 gradi e a 10 gradi si mantengono perfette per tutto il periodo di shelf life. È chiaro che io più le espongo a una temperatura non corretta e più gli accorcio la shelf life fino a rovinare proprio il prodotto. Quindi è estremamente importante far capire anche questa cosa al cliente, quindi che i cartoni non li conservino nel locale dei frigoriferi dove d'estate ci sono 50 gradi, non li mettono dietro al forno della pizza perché le distruggono, e le conservino il più possibile in ambienti freschi in frigorifero. Le nostre birre rimangono perfette per 18 mesi in questo modo. Ok, ti faccio ancora una domanda che è arrivata riguardo lo zucchero. In etichetta viene riportato la presenza di zucchero. Sì. Lo zucchero viene aggiunto successivamente come conservante o no? Ci chiedono? No. Allora, una delle differenze di cui non vi ho parlato con la birra industriale è che la birra industriale, quando il prodotto è pronto, aggiunge anidride carbonica, aggiunge CO2 come si aggiunge nell'acqua. Quindi apre una bombola e la mette direttamente nel liquido. La nostra birra è fatta con un metodo simile al metodo classico dello champagne, per cui ci sono i lieviti, si aggiunge un liqueur de tirage in questo caso, liqueur de spedition, che satura di anidride carbonica la birra, perché i lieviti mangiano quello zucchero e lo trasformano in anidride carbonica, poi il tappo impedisce l'anidride carbonica di uscire. Quindi è una fermentazione naturale in bottiglia ed è il motivo per cui c'è lo zucchero, altrimenti non ci sarebbe motivo per metterci zucchero. Vi dico soltanto... Quindi lo zucchero, scusa Stefano, lo zucchero deriva sempre dal frumento e da tutto quello che ci viene messo dentro. Scusa, non ho capito, lo zucchero... Lo zucchero non viene aggiunto alle birre, sì, San Gimignano, ma per lo zucchero viene fuori dalla fermentazione, giusto? No. Lo zucchero che noi mettiamo solo per la rifermentazione è zucchero di canna biologico che mettiamo in circa 2 kg su 700 litri, ok? Quindi siamo intorno ai 3 grammi, 3-4 grammi litro di zucchero.
però è necessario perché il lievito rifermenti e produca la gasatura, altrimenti verrebbe piatta la birra. Però lo aggiungiamo, questa è una... E possiamo... Non lo trovate, ok, però, non ho capito, trovate. Quindi mediamente possiamo dire che come parliamo anche di champagne, noi che ci sono... tot grammi litro a seconda delle tipologie di champagne, sappiamo che nella San Gimignano ci sono indicativamente 3-4 grammi litro. Sì, all'incirca sì, e vi dico una cosa, noi lo diciamo, lo dichiariamo lo zucchero, anche se non è presente nel prodotto finale, perché vi dicevo, il lievito l'ha mangiato e l'ha trasformato in CO2, quindi per legge non dovremmo metterlo, lo zucchero, se vedete birrifici artigianali che non scrivono zucchero, è perché la legge non lo richiede. Lo dobbiamo fare perché per il disciplinare biologico io devo dichiarare tutto quello che metto dentro. Questa è solo la differenza. Quindi se vi dicono ma c'è lo zucchero e le altre non ce l'hanno, ce l'hanno tutte quelle artigianali. Soltanto che magari non lo dicono. Questo è molto importante, grazie. Bene, mi sembra che siamo andati anche ben oltre. Se non ci sono altre domande, io... No. Sei stato super chiaro, quindi Stefano, grazie. Ringrazio Stefano. Io vi ricordo soltanto che tutte quelle schede delle varie birre, e gli abbinamenti, le domande, eccetera, li trovate sulla presentazione. Quindi lo riportate apposta in modo tale da farvi vedere un po' dove sono le varie informazioni. Insomma, se ci okay. Possono fare... Grazie Stefano, adesso io devo andare perché ho la mia cacio e pepe che mi aspetta di là. Un saluto a tutti, ricordo domani sempre alla stessa ora, appuntamento con Machetti, l'amministratore delegato di Mastroianni, che ci farà un collegamento direttamente, adesso stanno vedendo dalla bottaia o dalla vigna per approfondimenti nel mondo del Brunello. Grazie a tutti, a domani. E buona bevuta, una birra con una pizza stasera. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie mille.